solo perché sappiamo che fa ridere si dice parolacce, però quella parolaccia deve un senso e deve raccontare un mondo, un piccolo mondo. No, e ci sentiamo insomma tranquilli questa poi insomma cioè, parlare di volgarità con Ruggero secondo me è veramente superfluo, nel senso che questo è uno di 33 anni, vestito da uno di 77, quindi cioè con una maschera, è un pupazzo, è un'estrema esagerazione di un certo tipo di linguaggio e di volgarità che è diffuso nel nostro costume e questo non potete negarlo. Chiaro che questa è una caricatura, ma la volgarità secondo me non è solo nel Daikatsu, cioè Daikatsu è la punta dell'iceberg. Questa è una persona volgare perché è uno che cerca le scorciatoie, cioè la scorciatoia secondo me è volgare, il modo di uscire dai problemi che molto spesso si hanno in Italia è volgare. La parolaccia è il simbolo, è diciamo come se fosse l'arma di un eroe dei videogiochi, ok? E quella parolaccia lì per Ruggero diventa la liberazione, ma è così tanto esagerata che perde di significato, secondo me. Quindi è vero che siamo volgari, ma non nel Daikatsu. Siamo volgari perché mettiamo in scena delle cose di volgarità comune. In casa i bambini piccoli anche sentono tante di quelle volgarità, di quelle parolacce, tanti di quei discorsi che non si dovrebbero fare davanti a un bambino, che quello che facevo io è il minimo, veramente il minimo, perciò non... No, è vero, perciò mi sembra una È pratica possibile che un film che... possa educare? A me non mi hanno educato i film, a me mi hanno educato i genitori, e quello è un altro discorso, cioè io quando guardavo una cosa che non dovevo, io ascoltavo quelle le storie tese e andavo in giro per casa canticchiando le canzoni delle storie tese. Alcune erano veramente pesanti. Quando mia mamma mi sentiva dire o cantare delle cose che erano troppo, mi dava uno schiaffo, mi diceva non cantate queste cose, capisci che cosa vuol dire? Se non ci fosse stato un genitore, poi non mi ha mai detto non ascoltarlo. Mi ha detto ascoltalo, però non cantare questa canzone in mezzo alla gente o davanti a me. Quindi un conto è il programma televisivo, un conto è poi l'educazione dei genitori, non potete darci la responsabilità dell'educazione Ma dei ragazzi. nessuno ve la dà, credo, eh. E poi parliamo invece, cioè, spesso dicevano siete diseducativi, non siamo diseducativi. O sei tu che hai scelto noi, non lo so, può essere. Minchia, boh. Brava. Scelto, non Per questo motivo qua, per questo motivo l'abbiamo guarda, scelto. Perché nel primo film c'era Maddalena Ghenea, che era questa donna irraggiungibile, questa... No, nel senso non che tu non sei raggiungibile, perché nessuno dei tre ti ha mai raggiunta, però quest'anno voleva una figura più fresca, più simpatica, più vicina, insomma, meno... Non che lei non sia bella, perché mi sto parlando di Posso dirlo? No, però ci sembrava spigliata, simpatica e giusta per questo ruolo che dovesse. E questa è Beatrice. E questa è Beatrice, lei no, l'altra è una carne. No, scherzo. No, poi ci serviva, scusa, poi ci serviva veramente una ragazza, noi quando ci siamo conosciuti, lei si presentava già con un accento, lei più o meno le avevamo spiegato che cosa sarebbe dovuto succedere nel film e soprattutto ci serve una persona che non impazzisse sul set con noi e abbiamo capito che Miriam è stata Ea, la persona giusta per cui potevamo arrivare 5 minuti prima e dirle guarda abbiamo cambiato il copione, devi dire questo, questo e quest'altro, succede una cosa completamente diversa senza che le venisse un esaurimento nervoso e effettivamente questo è successo, ci siamo divertiti molto e, anzi quando c'era lei sul set era ancora più divertente. Che rappresenta quella roba lì, che rappresenta tutto quello che c'è stato fino a novembre dell'anno scorso, del 2011, non Non posso, c'è cura, non tra l'altro, vedi, non potevamo neanche saperlo. Cioè, la figura di uno che è rigoroso, paga le tasse, non dice le parolacce, è una persona buona, precisa, con una famiglia, è in questo momento impersonificata in Italia da quella cosa, è obsoleto. Lui, in quel momento lì, in questo momento, quella figura di te che interpreta Teocoli è una figura, insomma, un po' obsoleta, no, effettivamente. infatti muore, gli fate sparare dai russi e Putin. Sì, Perché i russi, ma non è a caso che ci sparano i russi e non i francesi, i russi ci sparano, non altri, per tornare. i russi, Bravo. i russi. E che dice?